e ringrazio il magnifico rettore, professor Gaetano Manfredi, se può portare il saluto. Grazie, magnifico. Se vuole accomodarsi, guardi. Grazie. Buongiorno a tutti. Voglio portare, prima cosa ringrazio i presidenti per l'invito e porto il saluto dell'Ateneo, della Federico II, che ho il privilegio di rappresentare. Ho ascoltato la parte finale dell'intervento e devo dire che mi ha molto colpito il riferimento al ruolo del ricercatore, perché penso che ognuno di noi, perché in fondo chi lavora nell'università o negli enti di ricerca, cioè noi siamo tutti dei ricercatori, abbiamo cominciato a percorrere questa strada avendo sempre un grande sogno, quello di riuscire a vincere una sfida spesso impossibile. E la scienza nella sua storia ha dimostrato che poi tutte le sfide impossibili sono state vinte tutte, è solamente una questione di tempo. Ecco, io credo che la forza che può venire proprio dalla ricerca, dalla passione dei ricercatori, dalla passione dei giovani ricercatori, per poter superare un ostacolo, per poter raggiungere un obiettivo che sembra irraggiungibile, penso che sia una forza enorme, una forza veramente straordinaria. E quindi sono molto fiducioso che oggi, diciamo, questi tre giorni di lavori presenteranno tanti risultati che vengono da tante università italiane, dal lavoro di tanti team di ricerca, dallo sforzo quotidiano di tanti ricercatori. Penso, sono molto fiducioso che anche questa sfida, che sembra quasi una sfida impossibile, alla fine diventi possibile e diventi reale, che si possa vincere e che si possa vincere concretamente. E questo credo sia anche una grande soddisfazione, una grande forza della conoscenza. La conoscenza ci aiuta a costruire il nostro futuro, che deve essere fatto chiaramente di benessere, di qualità della vita e anche di vincere quelle che sono le malattie che oggi sembrano invincibili. Ecco, io con questo auspicio, con questo augurio, porgo il mio saluto a tutti i convegnisti, do il benvenuto a tutti i convegnisti che sono qui a Napoli, porto anche la testimonianza, in questo momento sono anche presidente della Conferenza Italiana dei Rettori, quindi di tutto il sistema universitario italiano, e quindi porto il saluto anche della conferenza, perché in questa sala ci sono tanti ricercatori che vengono da tante università italiane. E quindi mai come adesso il sistema nazionale crede in questo campo, poi la grande globalizzazione della ricerca, che è il sistema più internazionale che esiste, perché la conoscenza non c'è frontiera, sicuramente tutto questo grande sistema darà il suo contributo per dare una risposta a chi ha bisogno e a chi si aspetta da noi di poter avere una speranza ancora più solida per il proprio futuro. Grazie a tutti, buon lavoro e con veramente un augurio che quando ci rivedremo ogni anno, questo è il primo convegno, ogni anno troveremo qualcosa di nuovo, avremo percorso un piccolo passo verso la meta che tutti ci auguriamo. Grazie e buon lavoro. Grazie.